Ciao, sono qui per voler fare un video prima di Natale dove auguravo a me stesso di continuare a cogliere veramente l'essenza di questo Natale chiamato da me del cazzo, perché si sta rivelando sul serio, concretamente, il Natale più bello della mia vita. Perché giorno dopo giorno mi sono accorto di aver avuto un pezzettino mancante da poter spendere in questo mondo nel quale io sono, che aveva a che fare con le leggi, che per vicende che chi mi segue sa, grazie alle multe del cazzo mi sono dovuto trovare di fronte, e questa cosa ha fatto sì che alla fin fine, al di là dell'esito di come andrà a finire la multa del cazzo, che io sono convinto di vincere, ma posso anche perdere, no? Ci sta tutto nella vita, ma io sono convinto di vincere sotto varie forme, ma ce n'è una che è quella proprio vincente, che oltre a, come dire, a sistemare tutti i punti, no? Che mi stanno a cuore, cioè definire che io non ho commesso nessun reato con le opere che faccio e che chi mi è venuto a portare questa multa qui ha fatto un reato, fondamentalmente, anche se in buona fede ha fatto un reato. E non solo ha fatto un reato, ma mi ha creato anche un danno perché mi hanno addirittura sequestrato la merce, impedendomi di comunicare il messaggio per il quale io mi sto preparando da innumerevoli anni, e ci sono i video che testimoniano questa cosa qui. Per cui un'eventuale richiesta dei danni che io farò a chi avrà la responsabilità per questo errore che è stato fatto nei miei confronti, che alla fine ricadrà comunque sulla cittadinanza tutta, il pubblico, cioè anche a me fondamentalmente, e comunque io utilizzerò nell'eventualità che le cose andassero così per realizzare questo monumento dedicato alla pace, che diventerà il primo ministero, e mi stupisco che finora nel mondo, in nessuna nazione, esista il ministero della pace. Mi stupisco come essere umano. Esistono ministeri della guerra ovunque, musei della pace che se vai dentro trovi delle armi, per cui non capisci bene come stanno le cose, ma associ che la pace significa quando non fai la guerra, invece no, la pace significa stare bene con la natura di noi stessi, dell'essere umano, che fa parte delle leggi della natura, create da Dio, dal quale ha creato delle leggi che noi non possiamo contestare, come la gravità, come il caldo, il freddo, la luce, l'ombra, eccetera. Non puoi discutere, non puoi contrattare con quelle leggi, sono così. E poi ci sono le leggi divine che vengono applicate all'uomo, che per istituzione divina, guardando la natura stessa, l'uomo, quando si aggrega con altre persone, deve avere come obiettivo la pace. La pace che significa il bene per ognuno dei componenti di questa comunità, e le leggi vengono fatte perché ogni componente abbia il suo, e chi applica queste leggi deve avere come obiettivo per legge far sì che queste leggi vengano compiute. E per assurdità del nostro tempo, del nostro Natale compreso, le autorità dell'ordine, per confusione, buona fede, quello che vuoi, perché si usa fare così, senza mai chiedersi perché, vengono e mettono in pratica praticamente l'esatto contrario di quella che è la loro funzione lavorativa per il quale vengono pagati, tutelare i nostri diritti, ma non capendo questa cosa qui ci danno addosso, impedendo anche i loro diritti di essere spesi come individui, nel quale ci siamo ritrovati a essere dentro un mercato nel quale siamo iscritti, ci hanno messo un codice senza che nessuno abbia chiesto il nostro permesso. Siamo nati, ci hanno messo un timbro. Neanche hanno aspettato la maggiore età dove ci hanno chiesto: ascolta, ti interessa entrare dentro la società? No, boom, dentro. Ma io posso dire di no a questa società. E se non commetto crimini, e non ho nessuna intenzione di commetterne, perché gli unici crimini riconosciuti internazionalmente che puoi essere perseguito sono: si crea un danno, si crea una perdita e si crea una truffa nei confronti di qualcuno. Siccome io questi tre crimini non li ho mai fatti e non ho intenzione di farli perché sono antietici con la mia morale o il mio senso del buono. Non lo posso fare, è come fregare il portafoglio a me stesso. Che furbata farei?
Mi sono ritrovato in questo Natale del cazzo a conoscere l'associazione Veritas, che ha già avuto la mia iscrizione, per cui l'iter di soluzione a questa cosa avverrà, secondo me, entro 6-7 mesi massimo si concluderà la cosa. E io credo che vedrò le persone che passano davanti al mio negozio, alla mia vetrina, e io individuo chi sia uno dei mandanti di tutta questa carriera delle multe, che fino a prima del sequestro, dalla prima multa fino al momento del sequestro, quando lo incontravo ero sempre ingobbito, incarognito, emanava quella cosa tipo e non li cava, no? Da quando li hanno cavati, facendoli vedere di più, perché l'assenza dei cazzi li fa notare ancora di più artisticamente, lui crede di essere soddisfatto e lo vedo che va in giro con il petto in fuori, e io lo lascio godere di questo momento di vittoria di Pirro, no? Perché io vedo già la vittoria, ma il mio cuore non è lì, non vive lì, nel momento della vittoria, perché so già che questa vittoria fa parte di quelle carte che il mio Dio gioca, perché non viene a liberare solo me contro gli altri cattivi, viene a liberare gli esseri umani che desiderano veramente appropriarsi della propria vita e spendersela come il loro cuore gli dice sempre, costantemente, tutti i giorni, ma non sanno come poter fare. Io fortunatamente, come godermi il mio cuore, lo sapevo già e lo faccio, e quella è la base importantissima. Mi mancava un pezzettino di conoscenza di questo mondo, perché io sono un essere umano in carne e ossa, con uno spirito e un'anima incarnato in questo corpo, che è in questo mondo, e sta facendo la sua storia, sta facendo la sua vita, sta scoprendo sempre di più che può andare incontro alla felicità, alla bellezza, da persona matura, che non è solo lo stato d'animo del bambino che quando gioca è in quella felicità di stato d'animo naturale, no? Dove tutto è vero, dove la fantasia rende tutto vero, no? Dai cartoni animati, agli oggetti, alle cose, eccetera. Io mi ricordo Bracobaldo, quando io ero un bambino, 6 anni, Bracobaldo Bau, alle 5:30, Bracobaldo davanti alla televisione, Bracobaldo, e io entravo in casa di Bracobaldo e facevo parte dei personaggi, erano persone vive in qualche modo. Io so che anche i bambini, quando guardano i cartoni animati, la vivono così, la fantasia, no? Che ti fa identificare con un'anima, perché tu hai un'anima, anche quel personaggio lì, perché si muove, è un burattino, in realtà è uno specchio della tua anima. Ma non voglio filosofeggiare, voglio anche essere abbastanza breve, perché non voglio mai essere lungo. Voglio fare un augurio di Natale a quelle persone che sono tante, che non vedono l'ora che passino le feste di Natale, perché è un rito morto, è un simbolo che noi portiamo avanti per tradizione. Infatti questa è la natura dei simboli. I simboli si portano avanti o per tradizione, come facciamo, non si usa fare, e noi facciamo una cosa che per gli altri facevano, non sappiamo cosa significa, ma lo facciamo perché si usa fare, no? Oppure il simbolo viaggia per conoscenza. Quando tu conosci il simbolo, conosci il potere che ha, capisci tante cose che prima non potevi capire perché neanche le vedevi, cambia tutta quanta la narrazione che mi viene fatta finché io possa apprezzare la mia vita su questo pianeta, che ha una scadenza ben precisa, che non so quando sarà, assolutamente. Ma tutto il tempo che io posso vivermi qui in questa terra, lo sento nel mio cuore, è aver vinto la lotteria delle lotterie dell'aldilà. Venire in questa terra e partecipare a questo giochino, un attimo, un secondo, dove tu hai un ruolo individuale, con quegli strumenti, quelle caratteristiche date come kit ad ogni essere umano, no? Queste sono le tue armi, questi sono gli strumenti con i quali puoi sentire, queste sono le armi con le quali puoi agire, puoi fare delle cose, puoi mettere in pratica quello che piace a te,
quello che attira te, perché io ti ho programmato così, ti ho programmato perché tu sia sensibile al bello. Il bello ti attirerà sempre, il brutto no. Puoi capire che il bello e il brutto a volte non è sulla buccia estetica, che è la prima comunicazione, ma è più in profondità, e dove non c'è più un'estetica, c'è un sentimento, c'è un calore, c'è una vicinanza, una serietà, un impegno. Sono qui con te sempre, qualsiasi cosa succeda, io da qui non me ne vado, ti proteggo. Io, essere umano, ho bisogno di quella cosa, e quella cosa esiste dentro di me, è il mio Dio, e mi hanno ingannato come essere umano, perché tutti si sono messi dentro, fra me e il mio Dio, le religioni si sono messe dentro, nel mezzo, no? Mi hanno creato un girellino, e forse ci pensavo oggi, magari ci pensavo, perché io sono convinto che è iniziata l'epoca della liberazione. Io sono uno dei primi esseri umani che vive intorno a voi, che poteste seguire e vedere, e accorgermi, che è vero, la mia vita non saranno solo chiacchiere, andando avanti, quello che io farò sarà molto di più di quello che ho fatto fino adesso, lo vedrete. E io per primo insieme a voi, ma io so già cosa farò, perché so cosa ho conosciuto. E... oh, mi sta sfuggendo che l'avevo quasi ripresa. Sì, ho ripresa. Pensavo, abbiamo delle chiese, San Pietro, tutti questi simboli di chiese di varie religioni, no? Tutte, no? E le vedevo tipo, ecco, questi saranno i ricordi cari che dobbiamo preservare del girellino che ha accompagnato l'umanità da quando abbiamo cominciato a scrivere un po' la nostra storia, cercando di capire quando ci hanno messo sopra di tutto e di più, in modo che non si capisca veramente che tu sei figlio di Dio e hai tutti i diritti, essendo essere umano, di godere della tua libertà in armonia con il tuo cuore e la tua mente, non in disarmonia con il tuo cuore e la tua mente, come stiamo vivendo noi, dove è tutto rovesciato e il nostro cuore di essere umano si ribella. Anche i vigili che mi hanno fatto la multa, umanamente, il loro cuore si ribellava a quella cosa lì, ma in loro c'è l'impotenza di dire: come facciamo a uscire da questo sistema? Come facciamo? Se qualcuno non si alza, no? E io mi alzo, ma non perché io sono un eroe, mi alzo, mi ammassano, sono un martire. No, io mi alzo perché ho capito che mi posso alzare, perché alzandomi, il meccanismo si rompe, perché ti accorgi che ti avevano detto che tu hai due pulsantini. Puoi entrare nel meccanismo dove sei perché hai schiacciato il pulsantino se lo accetti, ma c'è anche il pulsantino no accetti, che se lo schiacci si ferma la cosa. E il fatto di non saperlo, no? Di non saperlo e di farti credere che non c'è, devi fare il meglio di quello che ti viene chiesto e basta, come fanno tutti, lo fanno tutti, chi sono il più cattivo? No, magari sei quello che è più lucido, che reagisce umanamente con quella legge divina che dice: questo stride con la legge, questo non è a favore dell'uomo, questo è a sfavore, questo mi vuole imprigionare. Dio mi ha dato un voucher per una vacanza premio, c'è scritto: hai tutto a disposizione, vengo qui, e tu mi dici che invece no, mi dici no, che devo pagarla in un qualche modo, che non è tutto donato. E se io credo questa cosa qui, vivrò questa vacanza premio come un ospite che cerca di fare del suo meglio per essere gradito, fa anche il buffone per essere gradito in casa sua. Beh, a me questa roba qui, grazie a Dio, fa parte del mio passato. Ho di fronte una vita con il mio cuore in pace, ancora più potente, con un avvenire così a portata di mano, a rapida espansione, perché stanno succedendo cose veramente fenomenali, che verranno a liberare tutti. I primi sono quelli che si alzeranno in piedi, e io mi sto alzando. Guardatemi cosa mi succederà, e lo farete anche voi, perché non si farà male a nessuno, perché è una questione di pace. Anche l'associazione Veritas, mi è piaciuta moltissimo questa associazione, perché a parte il fatto di avermi messo in mano la possibilità di essere protetto,
Poi ne parlerò in un altro video, come di tante altre cose, come di live stream, ho tante cose a cui rispondere che adesso ho dovuto mettere in pausa, ma parlerò, farò con tutto il cuore quello che ho promesso, non vedo l'ora. Ah, non mi ricordo cosa volevo dire per fare questo piccolo giro così, ma va, comunque vediamo se mi ritorna. Come dicevo? Non mi ricordo. Vabbè, che comunque il discorso è sempre quello lì. Io adesso sono in una botte di ferro più di quello che credevo. E le persone che pensavano di farmi del male, mi dispiace per loro, ma neanche mi dispiace per loro. Mi auguro per loro che possano riuscire a vedere che anche loro sono stati usati da Dio nel fargli venire quella cosina di nini, guarda quello lì, eccetera, perché ha bisogno che si accenda una luce su questo argomento. Questo è un argomento scottante, il sesso. Era un argomento scottante anche la morte nel 1993, quando ho fatto Messaggeriamo in TV. Era molto scottante. Io sono entrato in quel campo lì con la mia dignità di essere umano, con un cuore sincero, e ho fatto pubblicità a quel mercato, perché avevo bisogno dell'alimento finanziario per poter dare una comunicazione che è la stessa che sto dando adesso, che è cresciuta. Adesso la tecnologia è molto più potente, i tempi sono maturi e sono successe tante cose da allora, e adesso ci siamo. Siamo nel match finale dell'umanità, dove si spazza via il girellino che non serve più, si spazza via, non ci serve. Abbiamo le gambe da persone mature, non abbiamo bisogno di burocrazia. Ecco, di questa cosa poi finisco. Mi sono accorto che al potere, esercitato da uomini che non si domandano mai come uomini perché stanno facendo questo, ma si domandano solo come lo devono fare, per cui sono schiavi di un sistema, danno la loro vita in schiavitù a un sistema, neanche a nessun umano, a un sistema che cambia gli uomini, i dirigenti muoiono, ma il sistema rimane sempre intatto e noi li sostituiamo, diamo la nostra vita a sta merda, noi, capito? E chi viene sostituito dice no, state giù, scià, e frustano e ci portano avanti, eccetera. Ah, oh, mi sei sfuggito quello che volevo dire. Ah, cazzo. Sempre la mia cosa di non voler scocciare per il tempo e non mi tranquillizza, mi sfuggono le cose perché voglio dire troppo. Ah, non mi ricordo cosa volevo dire. Era importante, ho detto, voglio, prima di chiudere, voglio dire... Ah, vabbè, se mi viene in mente lo dirò nel prossimo live. Questo Natale per me è stato bellissimo. Lo è. E continuerà ad esserlo. Per me sarà, ho scritto in qualche posto, non sarà Natale tre volte all'anno, come diceva Lucio Dalla, sarà Natale sempre. Lo era spessissimo, spessissimo, prima di questo momento della multa. Da adesso in poi lo sarà sempre Natale per me. Nel mio cuore c'è la luce accesa e ha un potere enorme, enorme. Mi ha preparato molto bene il mio maestro. Mio maestro ha i controbaffi. Ok, ah, ecco, mi è venuto in mente l'associazione Verita, perché mi è piaciuta, perché fra tutte le cose che ho conosciuto che parlano della verità eccetera, loro sono quelli che hanno il chiodo fisso sulla pace. Tutto il loro movimento che stanno facendo a salvaguardia dei cittadini, con le cause vinte al 100% su tutte le vessazioni che ci fanno pagare, che non hanno diritto di farci pagare, come il bollo auto, canone, multe, se non hai commesso reato, tutte quelle cose lì, Equitalia, tutte queste robe qui, e poi anche banche più avanti, eccetera, così, loro riescono a non fartele pagare. E hanno messo su un sistema, anche con delle app telefoniche, che se tu ti trovi in difficoltà di fronte al potere che vuole esercitare ancora quel no, tu devi essere punito, perché il sistema dice questo alla fine, non dice far rispettare la legge, punisci lì. Loro hanno con un'app, in automatico tu vieni visto da almeno 3-5 mila persone, contemporaneamente vengono visati che tu, facendo parte di questa associazione, loro vedono quello che stanno facendo, tu li avvisi che loro stanno facendo un reato e gli dici bene i tuoi diritti una volta che li hai capiti, e loro si fermano perché gli rompi il giochino e lì cominci a comunicare con l'essere umano
col fratello, se ha ancora un guizzo di vita, e se non ha più quel guizzo di vita, ti difendi da lui, sai proteggere i tuoi diritti, perché c'è questa associazione dietro, e questa associazione picchia sulla pace da morire, non religiosa, come piace a me, non di appartenere a una roba, a un credo, a una setta, a una roba, anche se ho un maestro, non c'è una struttura dietro quello che lui sta insegnando, non c'è una gerarchia. Non, infatti tutti mi dicono, ma che cos'è? Non è un cazzo, c'erano delle comunità fino a qualche anno fa perché non c'era la tecnologia, no? Allora si parlava della comunità, ma adesso ognuno è rappresentante di se stesso, lui parla ad ognuno di noi, anche se a volte siamo riuniti, e basta, non ci sono gerarchie, capito? Parla di che cosa? Del Dio che hai dentro, e la sua incredibile qualità è che è in grado di farmi ci mettere in contatto, in me l'ha fatto. Non tutti sono stati in grado di accendere quella candela. Io però sì, grazie a Dio sì. E ne ho avuto cura, come vi ho detto fin dall'inizio, abbi cura di quella fiamma lì, piccolina, di quel seme piccolo. Abbi cura perché crescendo diventerà l'albero sul quale tu ti potrai rifugiare un giorno e ricevere la protezione che invece adesso tu dai a quel seme lì. Come fa un genitore col figlio? Lo protegge da piccolo. Ma quando tu sarai vecchio, quel figlio lì, se l'amore è passato, avrà cura di te. E se non ne avrà cura lui, ne avrà cura la vita, con il tuo Dio che è dentro di te, che sa di te ogni cosa. Non hai bisogno di chiedergli nulla, ma di dire l'unica preghiera che ti piace. Sentire. Che tu la dica bene, bene, soprattutto in modo sincero. Ed è grazie. E io glielo dico molte volte e in un modo sentito e lo ringrazio di poter essere in quello stato di dirgli grazie, perché quello che mi hai dato, quello che posso spendere in questa vita non ha veramente prezzo. Nell'ultimo, uno degli ultimi video dove parlavo della risposta mi sembra il prefetto, ho detto mi sono affidato al mio Dio, no? Ho detto sono cazzo il mio Dio dentro di me, ho detto io non ho che te. No, c'era già l'avvocato del caso, c'erano già delle situazioni paraculate per me, però con un iter dove vai dentro, perdi tempo, soldi, entri nel tritacarne e alla fine qualcosa devi pagare, no? E lui, dopo che ho fatto questa cosa, mi ha fatto arrivare questa informazione che dentro ha una cosa epocale di cui parlerò da adesso in poi, nell'anno che verrà. Grazie a tutti, non so quanto ho parlato, perdonatemi, ma io finché non avrò la diretta sono così.